Benvenuti telespettatori di Udinese TV e appassionati di volle in una nuova puntata di Sottorete. Una puntata molto ricca anche di interventi dai campi per cui do subito il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti che vengono tutti dalla società insieme per Pordenone e nell'ordine da destra a sinistra il presidente Gianni Marson. Buonasera. Buonasera. Anna Ferin allenatrice responsabile dell'organizzazione del torneo internazionale città di Pordenone Buonasera sera, Anna e Viviana Alberti giocatrice della serie C dell'insieme per Pordenone e con loro parleremo ovviamente di serie C regionale e del torneo che l'insieme per Pordenone organizza dal 24 al 26 marzo un torneo internazionale e poi interrogheremo proprio la responsabile Anna Ferin a questo proposito in questa puntata inoltre avremo interviste dai campi di Prata di Pordenone con il big match tra Viteria 2000 Prata e Montecchio e interviste anche dal campo di Martignacco, più ovviamente qualche anticipazione sul prossimo turno che sarà davvero, davvero interessante. Allora comincerei subito a far parlare i nostri ospiti con il presidente Gianni Marson per chiedergli proprio perché la società si chiama Insieme per Pordenone. Allora la società si chiama Insieme per Pordenone perché è nata dalla fusione diciamo, della Pallavolo Pordenone con la Pallavolo San Lorenzo che erano diciamo, eh, abbastanza... Eh, Combattevano nello stesso quartiere, quasi, e quindi avere due realtà così aveva poco senso. L'affrazionamento non porta mai a grandi risultati. Quindi eh, il buon Nicola Baratin, quella volta, ha avuto l'idea appunto di unificare le due, eh, le due realtà no. e quindi è nato nel 2007. Insieme per Pordenone, il nome è proprio quello, insieme nel senso la fusione fra due realtà diciamo cittadini. E poi è una realtà che è cresciuta perché Ti ora l'attività insomma del, della vostra società... Diciamo che noi giochiamo su tre palestre dal minivolle alla serie C, quindi diciamo credo che abbiamo più di un centinaio di ragazze e e eh, diciamo abbiamo in gestione due delle tre palestre nelle quali giochiamo credo che ricada, ci sia anche una ricaduta positiva per quanto riguarda proprio l'attività in palestra perché potete insomma, giocare almeno la prima squadra su una palestra un impianto molto molto bello vero Anna non è un impianto enorme però è ben curato attualmente in gestione la polisportiva Pordenone Nord che sta facendo benissimo il suo lavoro noi oltretutto abbiamo anche l'ufficio e la sede legale è quindi proprio all'interno della palestra Franco, Franco Gallini. È la prima volta che voi siete ospiti nella trasmissione sotto rete, ma quello che mi ha sempre un po' impressionato la vostra società è che è una società molto ben strutturata e che vi permette anche di avere un'attività molto differenziata che parte dai giovanili, vero Anna? Eh sì, la società ci tiene molto eh, al comparto giovanile, eh, infatti abbiamo più o meno sui 150 atleti eh, e riusciamo a coprire un po' tutte le, le categorie, a partire dal mini volley fino all'under 16 per quanto riguarda i giovani. L'obiettivo della società è quello di far crescere tutti i nostri atleti, quindi tutti i nostri atleti partecipano a doppio campionato e devo dire che ehm, questo tentativo sta portando a buoni risultati, eh, dato che tutte le categorie giovanili sono un po' in lizza per i playoff eh, attualmente, quindi siamo, siamo soddisfatti. E vorrei chiedere a Viviana, Viviana Alberti che fa parte della prima squadra del, dell'insieme per Pordenone se anche nella prima squadra ci sono ragazze giovani Sì, diciamo che mh, siamo un 50-50, abbiamo sia il lato dell'esperienza sia eh, sono presenti anche elementi pre, pre, provenienti dalle giovanili oltretutto anche negli allenamenti diciamo che e le giovani vengono a darci una mano, quindi è anche un'occasione per loro per stare vicino a noi più esperte, più grandi. Sì. E crescere insieme a noi. E quindi riuscite un po' a collaborare, a diciamo, tenere insieme anche tutto l'ambiente che non rimane a compartimenti stagni, ma insomma si unisce insieme per denone giustamente come, come, dice, come dice il, il titolo. E eh, a te tocca un po' parlare della Serie C, Viviana. Sì. Una Serie C che da anni è. Nei piani alti, quest'anno un anno un po' tribolato, però comunque siete nelle prime posizioni sì. perché siete quinte o seste, Sette. seste in questo momento, però c'è molta bagarre in quella sì. zona perché le posizioni sono veramente veramente ravvicinate. Però un po' tribolato l'anno. Eh, L'allenatore ha dovuto lasciare a circa diciamo, durante, a gennaio, se non sbaglio, a gennaio e quindi avete un po' risentito di questo. Beh, diciamo che un cambiamento di questo genere non è semplicissimo da affrontare, però diciamo che stiamo facendo il nostro meglio per riuscire a risollevarci. E tra l'altro avete avuto un ultimo turno piuttosto impegnativo con un'altra diretta concorrente per le zone nobili della classifica contro Staranzano, ci vuoi raccontare brevemente questa sì, partita? Sì, eh, diciamo che mh, abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo set, io penso che nel secondo siamo riusciti a esprimere veramente quello che è il nostro potenziale, siamo riusciti a dimostrare che, che siamo capaci di esprimere una bella pallavolo, tuttavia eh, nei set successivi qualche limite, magari qualche difficoltà poi... Siamo diciamo, andati un po' nel pallone, un po' in tutti i fondamentali. Eh, quindi, insomma, si è un po' confermato l'andamento generale. Lo chiedo al, al presidente, eh, questo cambio di allenatore poi non è in realtà un cambio perché è subentrato il secondo allenatore. è subentrato il secondo. Sì. Eh, diciamo che l'allenatore non è stato esonerato e mandato a casa. Mm, certo. Diciamo che fa ancora le nostre giovanili, solo che per impegni suoi, lui ha due genitori ma abbastanza anziani, di cui la mamma mi dicono che non stia tanto bene, per cui coordinare le giovanili, giocare con la prima squadra, impegni fuori casa, gli portava via parecchio tempo e quindi... Abbiamo alleggerito il suo lavoro, l'abbiamo lasciato con le giovanili che sono meno impegnative e abbiamo continuato con il secondo per la prima squadra. E quindi rimane comunque. Diciamo che la linea è quella di prima, anche perché il secondo era sempre insieme, quindi diciamo che. E poi è un ragazzo di una certa caratura ed esperienza, quindi. Gliel'abbiamo prima chiesto se è in grado di continuare, lui ha detto di sì, e quindi abbiamo, abbiamo scelto questa linea. Rimaniamo nella zona di Pordenone, l'avevo pronunciato all'inizio della puntata. Per andare a vedere cosa è successo sul campo di Prata di Pordenone, era il big match della sedicesima giornata di B1 maschile Viteria 2000 Prata contro Montecchio. Probabilmente sapete già com'è andata perché la Viteria ha perso l'occasione di arrivare in cima alla classifica, perdendo per 1 a 3 contro la capolista. Ma andiamo subito a sentire che cosa ci hanno raccontato i protagonisti, subito dopo il match. Emilio Maniero si sapeva che sarebbe stata una partita difficile, questa è ovvio che adesso qualche rimpianto c'è, soprattutto magari per quel secondo set che sembrava vostro all'inizio. Sì, siamo partiti molto bene tenendo il primo set e l'abbiamo anche vinto abbastanza facilmente. Dopo il secondo set siamo andati 8-2, mi sembra per noi, e poi pian piano loro hanno cominciato a prendere fiducia e ci hanno messo un po' in difficoltà in ricezione. Mettendoci in difficoltà di ricezione abbiamo fatto fatica a mettere giù palla in attacco, loro hanno difeso molto, hanno preso coraggio sulle palle di contrattacco e la partita si è riaperta dopo il 7 l'ha persa, sicuramente con l'umore non ci ha agevolato, la partita era dura, si sapeva che l'avversario era bello tosto e poteva finire così per noi, per loro, ha vinto la più forte comunque. A parte questo, a parte questa giornata, il vostro è un campionato stupendo, al di là forse delle, delle vostre aspettative. E voi negli anni scorsi avete dato il meglio quando dovevate lottare punto a punto, potrebbe essere così anche quest'anno? La squadra è partita per fare un campionato di alto livello. Non è mai facile vincere un campionato, puoi avere anche una corazzata, ma in ogni caso bisogna sempre far fatica, bisogna allenarsi in maniera tosta. E alla fine i risultati si vedranno. È tutto ad alti e bassi questo campionato. Sono squadre a metà classifica che vincono con le prime, le prime che perdono con squadre a metà classifica. Bisogna tenere duro, è anche un, uh, un anno di nervi, diciamo. Un'ultima parola per questo pubblico fantastico che anche oggi è venuto numerosissimo e vi sostiene sempre. Il pubblico di Prata è sempre la marcia in più che c'è Prata, non c'è nessun palazzetto. Ma nel nostro girone, ma anche negli altri gironi, perché l'anno scorso abbiamo fatto i playoff e ne abbiamo visti di palazzetti di altri gironi. Niente è equivalente a Prata. Questa è la, no la marcia in più che ci ha sempre aiutato nelle partite in casa, oggi ci ha sostenuto, però non siamo stati all'altezza di portare a casa la vittoria. Complimenti all'avversario comunque. Michele Marconi si torna al primo posto con un'ottima prestazione da parte della sua squadra, soprattutto nei fondamentali di ricezione e difesa. Sì, diciamo che la ricezione eh, ci ha sempre contra contraddistinto sin da, dall'inizio dell'anno, quindi è sempre stato un fondamentale in cui eh, facevamo molto affidamento. E, sì, diciamo che questa sera dopo due sconfitte per 3-0, eravamo un po' preoccupati, eh, avuto, abbiamo avuto una bella reazione. E nonostante un primo set un po' così così, però a merito anche della squadra di casa che ha giocato molto bene, poi nel secondo set sono calati, con, hanno fatto parecchi errori. Direi che ci hanno quasi messo in partita loro perché come, per come eravamo e dopo sono la partita un po' cambiata. Eh, secondo te, chi è la favorita, a parte voi ovviamente, per il passaggio nella serie superiore? Ma diciamo che noi siamo favoriti solo perché siamo davanti. Eh, però ho visto molto bene Bergamo che si è rinforzata, eh, abbiamo, abbiamo giocato sabato scorso, domenica scorsa, li ho visti molto molto bene, anzi eh, per come l'ho ho visti io secondo me è la squadra adesso più forte, eh, però sono un po' indietro, quindi diciamo che eh, vediamo se Torino tiene anche a livello fisico e se no secondo me le, 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 noi, noi voi e, e Torino siamo, siamo le favorite. Professor Sturam, una partita che lascia un po' di amore in bocca, anche se la prestazione della squadra è stata nel complesso buona. No, proprio, mi dispiace, ma proprio più buono c'è stato molto poco questa sera, se non una partenza sicuramente molto tonica. Questo sì è stato molto buono, però poi... Più che l'amaro in bocca eh, lascia un grande sconforto, una prestazione di questo tipo, soprattutto per l'incapacità che abbiamo avuto di reagire a situazioni magari anche eh, che si sono verificate, che sono state negative, ma ripeto, se una squadra ha ambizione, è eh, di un certo livello, bisogna che reagisca di fronte alle situazioni negative e noi questa sera non l'abbiamo mai fatto. Un po' di nervosismo è affiorato anche grazie alla prestazione degli avversari comunque che in ricezione tenevano veramente qualunque cosa. Ha influito poi sul, almeno sul proseguo della partita. Ma guarda, io ancora i dati in mano non li ho, ma credo che i due fondamentali, la ricezione e la difesa, siano stati quelli che hanno spostato l'ago della bilancia da una parte o dall'altra perché all'inizio nel primo set, durante il primo set abbiamo difeso abbastanza bene, siamo stati molto concentrati, abbiamo avuto un cambio palla anche di un certo tipo, quindi ricevendo anche in maniera abbastanza buona, poi a un certo punto siamo scomparsi. E non voglio togliere nessun merito a loro perché loro hanno giocato sicuramente la loro partita in maniera egregia però... Stasera Fratta ha dato un contributo negativo particolarmente importante. Mi dispiace, dispiace, perché la mia squadra mi sento coinvolto, mi sento responsabile, ma questo è un dato di fatto oggettivo. Mm. Molto critico il professor Sturam, ma c'è subito da riprendersi perché il prossimo turno sarà un derby, un derby che poi deve, un po diciamo, deve essere anche una rivalsa rispetto a quello dell'andata. Vada senz'altro. Così come quando vinco, appena cade l'ultima palla, penso immediatamente alla partita successiva, anche quando perdo, a maggior ragione adesso, anche perché dobbiamo, dobbiamo recuperare questi punti che abbiamo perso questa sera in casa. E dobbiamo farlo subito e dobbiamo andare a Motta con un atteggiamento estremamente aggressivo, un atteggiamento propositivo, dobbiamo riuscire a cancellare questo questa situazione che stiamo vivendo in questo momento, questa serata che sicuramente non sarà facile da cancellare, però dico ancora una volta, se la squadra è ambiziosa, se vogliamo puntare a un certo tipo di risultato, eh, dobbiamo dimenticare tutti i problemi che abbiamo e dobbiamo cercare di fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto, anzi più di qualcosa in più di quello che abbiamo fatto questa sera. Rientriamo in studio per continuare a parlare con i nostri ospiti Gianni Marson, Anna Ferin e Viviana Alberti Tutti della società Insieme per Pordenone E ora chiamo in causa la responsabile, l'organizzatrice Del decimo torneo internazionale Città di Pordenone, Anna Ferin Intanto ti chiedo una breve presentazione di questo torneo Che è già arrivato alla decima edizione Eh sì, eh, il torneo diciamo che eh, è maturato negli anni è nato dall'idea di Nicola Barattin, prima allenatore e poi presidente di Insieme per Pordenone, di creare una kermesse di respiro internazionale proprio a Pordenone. Eh, in seguito alla sua prematura scomparsa nel 2012 eh, il torneo eh, è stato anche intitolato Memorial Barattin e il direttivo, mh, proprio per onorare il suo ricordo, ha sempre cercato di far crescere sempre di più questa manifestazione che è arrivata l'anno scorso ad avere 48 squadre e quest'anno addirittura ne avrà 52. Il torneo si svolgerà dal 24 al 26 marzo 2016 a Pordenone in un impianti della provincia con uh, un grosso impegno da parte del direttivo e degli allenatori e soprattutto ci tengo a ribadirlo dei genitori della società che ci danno una grossa Quindi mano. Un, gro un grosso impegno volon di volontariato. Certo, sì. Chiedo sì. a Viviana, anche tu collabori in questo sì, torneo? Sì, ci piace dare una mano proprio per restare vicini all'organizzazione. Quante persone sono coinvolte, a parte le squadre ovviamente? Io le ho contate, l'anno scorso erano circa una cinquantina di persone che collaborano con diversi incarichi che vanno dal responsabile palestra al segnapunti, all'addetto alla sistemazione dei campi E eh, quindi sì. è un forte impegno anche perché si parla di squadre giovanili Si parla sì, solamente di squadre giovanili Le categorie infatti che si scontreranno sono l'under 13 misto l'under 14 e 16 femminile e l'under 15 maschile e in quest'anno un po' la novità è una novità credo anche il sitting volley ci sarà una dimostrazione già, sì l'abbiamo già, è il terzo anno che lo introduciamo, ah, cerchiamo sempre ogni anno di darci, di dare un po' più di spazio a, a questa attività eh, anche per dare mh, un valore appunto sociale anche al torneo quest'anno riproporremo la dimostrazione di sitting volley a teatro durante la cerimonia di apertura eh, lo chiedo al presidente perché un un torneo internazionale? Eh, già dagli anni passati abbiamo avuto una o due squadre tedesche, l'anno scorso una austriaca, una slovena, una croata, e quindi già quest'anno, se non succedono imprevisti a loro, dovremo avere uno o forse due squadre dall'Uganda. Più internazionale, <ride> più internazionale di così, di così abbracciamo non anche più, più continenti non e vorrei eh. concludere un po' con Anna Ferin per chiedere perché una squadra dovrebbe venire al Memorial Baratin. Perché noi diamo un pacchetto completo? Sostanzialmente è sia il livello di gioco molto alto che proponiamo e quindi per le società è un vantaggio, ma sia è proprio l'esperienza che forniamo agli atleti, che è il primo obiettivo che abbiamo, e quindi fargli vivere un'esperienza tutto tondo dove possano assistere a uno spettacolo come nella cerimonia di apertura, la possibilità di confrontarsi con squadre straniere e eh, appunto di essere i veri protagonisti della manifestazione. È davvero un'esperienza molto gratificante anche per dei ragazzi così giovani. Eh sì, l'obiettivo principale quello. quello è l'obiettivo principale. E allora faccio un piccolo collegamento per arrivare alla B1 femminile. Mi aggrappo un po' sui vetri, ma, ma neanche tanto perché ho sugli specchi, ma neanche tanto perché una vostra ex atleta Francesca Zaccariotto è, è eh, ora nell'organico di una squadra di B1 femminile. La CDA Almassons, Massons, Almassons vittoriosa sul terreno di Trento e vittoria per 1 a 3 delle ragazze di Stefano Castegnaro che permette alla squadra del presidente Gianni De Pauli di rimanere al terzo posto e per quanto riguarda l'Atomat riesce a vincere al tie break per 3 a 2 contro il Cerea in casa e veniamo alla partita che abbiamo seguito nel fine settimana la Itas Città Fiera Martignaco non riesce a portare via nemmeno un punto alla, alle Ali Padova e allora andiamo a sentire subito che cosa ci hanno raccontato le protagoniste e i protagonisti subito dopo il match. Siamo con Giulia Gogna, una delle protagoniste di quest'oggi, eh, ma ahimè la partita contro le ali Padova è finita per 0-3 a favore delle avversarie. Eh, ma non è stata una cattiva prestazione da parte vostra? Il merito forse è da cercare nei meriti degli altri? Sicuramente sì, loro non hanno sbagliato praticamente nulla, ci, ci hanno sicuramente studiato benissimo, ecco e loro hanno fatto la partita diciamo forse perfetta anche dal punto di vista degli errori e noi invece siamo state forse in alcuni momenti un po' troppo fallose e a mio parere siamo state anche meno aggressive di quello che siamo solitamente, quindi entrando anche in campo meno determinate a far punti, e probabilmente è stato quello che ecco, il fattore mentale sicuramente ci ha un po' destabilizzato. E dopo il secondo set in cui abbiamo, dato forse, abbiamo giocato ecco, il miglior gioco della partita. Abbiamo perso un po' forse quella verve che ci caratterizza e quindi non abbiamo neanche forse più pensato di farci. Cioè, da parte mia, no, non penso neanche, neanche dalle mie compagne. Sicuramente magari non volutamente, però si è andati un po' meno a rischiare. Insomma, sì, quello sì. Comunque, per te un ottimo campionato fino, fino a questo punto. Che giudizio dai? Insomma. Non aspetta a me giudicarmi, non posso neanche giudicarmi. Eh, sono sicuramente contenta di come sta andando il campionato, Devo anche, cioè, Se una giocatrice cresce, sicuramente anche merito delle compagne, del lavoro che si fa in palestra e degli allenatori. Quindi insomma. Sì, sta andando bene. Lo dicevamo un po' nel fuori onda, eh, se l'avversario quotato si sapeva arriva con questo atteggiamento così aggressivo per voi diventa difficile la partita. No, chiaramente, lo sapevamo già, conoscevamo il loro valore, lo conoscono un po' tutti, è una squadra insomma, composta da grosso talento e grossa esperienza con le vostre ambizioni anche, non potevano permettersi sicuramente di venire qui a far passeggiate perché arrivavano già da due passi falsi, uno con la prima in classifica e ci sta, con Brescia, uno la settimana scorsa contro Verona, comunque abbiamo visto come, che forza anche quella squadra lì, adesso è quarta, e quindi se vengono con questo tipo di attenzione, questo tipo di verve diventa complicatissimo proprio giocarci. È un po' comunque un peccato non essere riusciti a raccogliere nemmeno un punto all'andata a casa loro. Eravate riusciti a strappare un, un punto al tie break. E che cosa, comunque, qualcosa non ha funzionato. Ma che cosa secondo te questa sera? Ma diciamo che ha funzionato tutto da parte del loro campo: ha funzionato. Noi abbiamo provato un po' a mettere in difficoltà, ci siamo presi anche dei rischi su più aspetti, però loro hanno fatto una partita dal loro livello all'andata. Noi abbiamo fatto una partita ottima secondo me, però con grossa aggressività e un bel approccio fuori casa. Loro hanno giocato diciamo, dal terzo set in poi, eh, perché i primi due set l'hanno presa veramente una passeggiata, non potevamo pretendere la stessa fortuna anche, anche oggi. Infatti io l'andata ero stracontento, anche se poi avevamo perso 3-2, stracontento veramente di essere riusciti a portare via un punto da quel campo lì. Prossimo turno un po' più agevole per voi contro la Fopa Pedretti, se non sbaglio. E cosa dirai alle tue ragazze per la prossima partita? Ma c'è poco da dire, le ragazze sanno che settimana per settimana quando si vince, quando si perde, quando si gioca bene, quando si gioca bene, sanno, sono consapevoli di chi siamo e del lavoro che dobbiamo fare in palestra. Quindi, insomma, non è mai successo che abbiamo dovuto recuperarle dal punto di vista motivazionale o dal punto di vista dell'umore. Sono ragazze che già domani saranno qua a fare due ore e mezza di allenamento, più la parte fisica a mille e quindi non ho, nessun, non ho grosse cose da dover dire. Saranno loro forse a consolare un po' me, immagino. Lorenzo Amaducci, un'ottima prestazione da parte delle tue ragazze, sono entrate in campo con lo sguardo giusto e la partita ne è stata una conseguenza. Sì, dovevamo riscattarci sicuramente da una prestazione bruttissima di, della settimana scorsa e oggi direi che abbiamo fatto una bella prova, anche perché comunque questo è un campo ostico, lo sappiamo, lo conosciamo, ci troviamo nel girone ormai da un paio d'anni. Eh, però, direi che è stata una buona prova oggi. Siamo contenti del risultato di quello che abbiamo fatto e di come, soprattutto, abbiamo giocato. È la prima delle trasferte friulane per voi, dico bene, e vi aspetta di nuovo la Tudine e eh, la ciliata al Massons. Ciliata al Massons, che insomma sta duellando con voi al, al terzo posto. Come vedi questa sfida? Bah, sicuramente, noi abbiamo avuto il girone d'andata non dico più facile, però, avendo tutte le squadre di alta classifica in casa. Adesso, se vogliamo veramente far bene, dobbiamo andare a prenderci i punti su, in trasferta. Ecco, questo sì. E quindi, proveremo sia con Atomat che con Talmassona a portare a casa dei punti che comunque ci servono per la, per, per la, per la classifica approfitto, eh, oltre naturalmente a rinnovarti i complimenti per, per la partita, per chiederti un pronostico sulla partita che ci interessa, da vicino che noi seguiremo anche in diretta, quella a Tarcidia a Talmassons, la seconda in classifica, a Don Coleoni Bergamo a Talmassons la prossima settimana, la prossima domenica. Come vedi questa sfida? Allora, eh, sicuramente il campo di Talmassons è un campo difficilissimo, anche perché i risultati direi che Talmassons in casa credo abbia perso una gara, fino ad oggi in 15 giornate, quindi... Mh, io sarei, io sarei felice di un 3-2, indipendentemente dalle due parti sarei contento per un 3-2, per vedere comunque noi di accorciare la classifica, perché comunque è una classifica corta, rimane sempre, a parte Brescia che ormai si è staccata forse dai diretti inseguitori, le altre sono tutte lì, cioè in 3, 4, 5 punti siamo tutte ancora lì attaccate a giocarci la classifica, quindi per me è un 3-2, poi possono scegliere se per Don Colleoni o per Talmasson. L'importante è che vada per le lunghe. Ultimissima domanda, te la faccio sulla tua esperienza in nazionale con la nazionale juniores pre juniores? No. Io faccio, ho avuto quest'anno la fortuna di fare da assistente ai selezionatori nazionali, quindi noi diciamo guardiamo le ragazzine, quest'anno stiamo guardando 2001-2002 principalmente, che sono quelle di interesse nazionale. Ecco, quindi giriamo, io giro con Oscar Magella, che è il responsabile, giro il nord Italia, cercando questi giovani e promettenti talenti. E tra l'altro sarà in Friuli la prossima Saremo settimana? in Friuli il mercoledì della settimana prossima, e siamo a Chions se non sbaglio e vedremo, c'è un gruppo, visto adesso le liste, c'è un gruppo di 18-19 atlete tra 2000-2001-2002. Eh, quindi è anche una bella responsabilità penso? Assolutamente. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Sottorete. Prima di salutare i nostri ospiti eh, vi ricordo gli appuntamenti del fine settimana perché saranno davvero interessanti. Sabato 27 alle ore 18.30 c'è cioè il derby dell'Ivenza, eh, Motta contro Viteria 2000 Prata. È fuori casa ma insomma è abbastanza vicino, magari ci si può andare. Sempre sabato 27 alle ore 20 un altro derby tra Villedis Villa Vicentina contro Libertas Trieste anche qui derby molto sentito dopo eh, l'uscita dalla squadra di Mauro Rossato del neo capitano Silvia Wolf eh, quindi molto interessante partita tutta da seguire domenica 28 il match che seguiremo in diretta anche su Sportlife della domenica eh, la seconda contro la terza CDA Sons contro Don Coleoni Bergamo una partita assolutamente da non perdere e allora siamo veramente in conclusione Ultimissima domanda, la risalvo al Presidente Gianni Marson, progetti per il futuro dell'insieme per Pordenone. Ma, eh, progetti per il futuro, noi abbiamo, come ha detto Anna prima, puntato molto sui giovani e vogliamo eh, far crescere le nostre possibilità in questo campo. E, diciamo, stiamo organizzandoci in modo tale da ampliare la base che ci siano sempre più... Ragazzini di minivolli under 12, per poi accedere alle, alle classi superiori. E questo è il primo obiettivo che la società si pone. Si punta soprattutto sull'attività sull giovanile. Si Mi sembra che sia, giovanile. che sia un ottimo, certo, certo. Un ottimo proposito, insomma, certo. per, per una società no, che. No, il nostro obiettivo è quello di, di cercare di ampliare la base per poter arrivare poi in alto con le nostre forze. Insomma. Allora, proprio tutto per questa puntata di Sottorete. Ringrazio moltissimo il presidente Gianni Marson per essere rimasto con noi, Anna Grazie Ferin noi. per averci fatto compagnia, in bocca al lupo per l'organizzazione del decimo torneo città di Pordenone e in bocca al lupo anche a Viviana Cretti. per questo finale di campionato di Serie C. E proprio tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre qui, sempre a Sottorete.